Ciao ragazzi, eccomi qui per un nuovo video, altro video un pochettino diverso dal solito, vediamo quale dei due vi pubblicherò prima. Questo qui l'ho preso dal canale di The Russian Tati, Jessica, a cui mando un saluto. Lei appunto fa questo video ogni tanto e dove parla appunto degli smalti che usa, diciamo, nell'arco di un tempo. Io non mi piace copiare totalmente il titolo e totalmente quello che fanno vedere, però più o meno siamo lì, ecco. E troverete il link al suo canale qui sotto perché ho citato lei, voglio appunto che andate voi. Se volete andare a vedere questa sua tipologia di video, andate a vederla, io la trovo una ragazza bravissima e molto simpatica. Io ho deciso di chiamare, diciamo, questo video gli smalti del mese, in questo caso di febbraio 2017. Visto che ho tolto il semipermanente, è un periodo che mi va di mettere un po' più di smalti, vi faccio vedere quali sto usando in questo periodo, quali ho usato e come mi ci trovo. Quindi non so se vi consiglio magari queste marche, a volte sono marche particolari che ho preso al Cosmo, però magari anche voi avete questa tipologia di marche, mi sapete dire qualcosina. Non sono marche particolari, eh. Queste qua, se non erro, le ho prese tutte al Cosmo, prof. Allora, il primo che ho messo, diciamo, io lo smalto tendo a pubblicare le foto su Instagram o su Facebook. Il primo che ho messo, sempre questi qua li ho presi tutti al Cosmo Prof, è Life Professional Line Nail Liquid 12 ml di prodotto, questo qui, che non è quello che ho indosso, però, anche perché della telecamera falsa totalmente i colori, è un rosa pastello. Allora, questo smalto qua mi è durato qualche giorno e poi si è sbeccato. Tenete presente che io metto la base, lo smalto e il top coat. Quindi comunque dovrebbe aiutare un po' di più a tenere questo smalto. Essendo uno smalto non tutto sbrilluccicoso, ma cioè, come potete vedere non ha brillantini, si sfalda totalmente, cioè si sfalda, si sbecca totalmente presto, quindi diciamo non lo consiglio più di tanto. Questo non ha un numero particolare, assolutamente non ha un numero, però vabbè, qua c'è scritto sì 42, ma non so se si riferisca al colore. Poi non mi ricordo quale di due, ma mi pare ho messo prima questo della Laval 10 ml di prodotto Sugar Plum, questo qui sempre preso al Cosmo Prof, e questo qua mi è piaciuto, non è la prima volta che lo utilizzo, l'ho già utilizzato, si può anche vedere, questo invece era la prima volta. E questo qui è un rosa tutto sbrilluccicoso con questi riflessi violetti, questo mi è durato una settimana perché è totalmente diverso dall'altro, mi è piaciuto. E di questa marca ho solo questo qui, però lo trovo veramente ottimo come smalto, smalti pagati 1-2 euro. Questo mi pare 2 euro e questo mi pare 1 euro. E questo qui comunque sì, lo consiglio se trovate questa marca Laval. Poi sempre al Cosmo Prof ho comprato questo smalto Beauty Nails, questo colore qui è numero 14 e qua siamo per un 14 ml di prodotto, comunque tutti consistenti, 10, ma ve l'ho detto prima, 12, questo 14. Allora, il colore è bello. Io ho fatto due passate perché la prima era un pochettino trasparente. La seconda passata tende ad asciugarsi veramente poco. Io l'ho messo, sono stata comunque più di mezz'ora a farlo ad asciugare, non era del tutto asciutto. Difatti poi si vedevano le ditate sopra e questa cosa non mi è piaciuta. Ora voglio provare a utilizzarlo facendo una sola passata. E vediamo un attimino come rimane. Diciamo che non lo consiglio. Questo sì, forse l'avevo messo un'altra volta perché mi ricordo di questa cosa della seconda passata che rimaneva, diciamo, che si poteva schiacciare. Non mi piace. Il colore mi piace, però purtroppo è un viola. Non mi piace, un viola con dei riflessi grigi, però non mi ha colpito più di tanto. Questo è quello che ho attualmente con me della Eva Garden, questo qua è un 10 ml di prodotto e c'è scritto long lasting, volevo sapere se c'è il colore, ma non c'è da nessuna parte ed è questo che indosso ora, è un arancione
Bello forte, io l'ho utilizzato, ce l'ho già ieri e oggi, lavo i piatti, faccio pulizia a casa. Mi piace la stesura, questa è una stesura, io tutte una stesura, no, questo qua due ma si è asciugato senza problemi, una volta questo qui due, vi ho raccontato il mio episodio, questo qua una volta sola e rimane bello, mi piace il colore, mi piace la tenuta, io comunque vi dico che metto il top coat. Qua dovrei pulire un attimino. Comunque sì, come potete vedere, facendo i piatti e pulendo casa, non si è rovinato. Domani è già il terzo giorno, ora siamo in serata. E quindi sì, difatti c'è questa luce che prima era un attimino meglio nei primi video, ora ho quell'artificiale sopra, ma va bene. Comunque questo qui è l'ultimo smalto di questo mese. Perché dopo, vi ho fatto subito il video, siamo a diciamo circa il 20 di febbraio, perché appunto voglio poi riprovare questo qua, se non erro, comunque non credo di provare altri smalti, io se no volevo rimettere questo, quindi questi saranno gli smalti che utilizzo in questo febbraio. Vediamo se comunque ogni mese ho più, almeno devono essere tre, perché se uno o due magari me li tengo, vi faccio il video in 2 mesi, vediamo un attimino se riesco a farlo anche regolarmente. Perché come voi sapete io ho il problema che qui non ho internet a Milano con me e quindi magari faccio dei video, poi per pubblicarli ci metto un po' di tempo e vediamo un attimino, perché c'è tutta un'organizzazione dietro che vabbè. Comunque vi mando un saluto e al prossimo video, ciao ragazze!